Bentornati picciotti in questo nuovo episodio di Horizon Forbidden West con il vostro Fangamers. La volta scorsa ne abbiamo visto delle belle, se vi siete persi l'episodio mi raccomando trovate la playlist sopra di me, ma oggi è finalmente il momento dell'ambasciata. Andiamo! Ecco Erend. E pare abbia bevuto un po'. Con Erend, ragazzi, ci abbiamo parlato nell'episodio scorso e abbiamo salvato anche un ragazzo che era lì prigioniero. Adesso dobbiamo andare avanti con l'ambasciata. Un grosso muro di pietra che ti separa dai Tenact. Sei tu al comando qui? Vediamo. Spiacente, no. È il comandante Nosar. Lawan, il suo secondo. Bene. Cosa ha portato Aloide in ora luce arida? Sono qui per l'ambasciata. È il mio lasciapassare per andare a ovest. E ora che finalmente è arrivato Vuadis lo studioso, è la volta buona che inizi. Sì, il sacerdote del sole. È arrivato scalciando e strillando dietro la sua scorta. Ci tiene molto alle sue pergamene. Però l'ambasciata resta sospesa. Il comandante Nosar ha già dato il segnale, ma i marescialli Tenact devono suonare il corno. Ok, quindi? Ho capito. Allora apritemi le porte, abbiamo delle questioni in sospeso. Non ne dubito, ma... purtroppo non posso. Ordini dall'alto. Di norma le apriamo chiunque osi avventurarsi là fuori. Cercatori Oseram, Gargia particolarmente temerari. Ma nessuno può varcarle prima di un'ambasciata. Io sono raccomandato. Si farà. Comandata. Dopo la partenza dei Tenact. Hai accennato ai marescialli Tenact. Facciamo qualche domandina. Guerrieri d'élite della tribù. Prima di ogni ambasciata arrivano con un contingente di soldati da ognuno dei tre clan. Poi, secondo procedura, devono negoziare in nome del leader. E per negoziare intendo intimidire i nostri sacerdoti finché non cedono. Paiva ha avuto il suo primo incontro con loro durante l'ultima ambasciata. Ed è tornato zuppo di sudore. Faceva caldo, signore. Si è cagato sì, sotto. Senza dubbio. Dov'è vediamo il dove il capo. Nosar, allora. Se ha ordinato lui di chiudere le porte, me le farò aprire. Ti porto da lui, però ti devo avvertire. Il comandante non infrange il protocollo, specie quando hai nervi a fior di pelle. Questo lo vedremo. Ma io devo andare. Vabbè. Di qua. C'è un gran fermento da queste parti. I Tenact hanno demolito tutto non durante i giorni rossi. Si lavora da 2 anni. Ma c'è ancora molto da fare. Ancora molto da fare. Catena ha quasi bloccato la ricostruzione. Ma una certa Nora ha rimesso tutti al lavoro. Sono io. Ho dato una mano. Certo, e Ulvund ne sarà stato entusiasta. E? Che fai, andiamo? Mamma mia, se non lo faccio passare prima rallenta. Levati, soldato. Signore. Oh, anche un po' meno. Cazzo, è la processione, raga. A 2 km/h. Io ti ho avvertito. E buona fortuna. Grazie. Dov'è il comandante? Posto? Posso andare? Sole possa concepire. Come si può tenere un'ambasciata con dei selvaggi che faticano a governarsi da soli? Cos'altro possiamo aspettarci dai barbari? Sei Aloy, vero? Sì, quella che ha sgombrato la valle per te. Quella, Aloy. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Almeno noi siamo pronti per l'ambasciata. Non hai dato il segnale? Entrambe le parti devono darlo. Finché i selvaggi non suonano i corni. Aspettiamo. Sì, poiché appena i primi avranno... Taci. Perché ritardano? Taci. I Tenact sono una tribù formata da 3 clan separati. Tu quanti stendardi vedi? Aspettate e basta. Andate a vedere che succede. Questo non è un angolo dimenticato dell'est da cui vieni tu, Nora. Ci sono delle regole. Proibito. Se non ti piace, torna a Meridiana. Fa un esposto. La Meridiana che io ho salvato? Esatto. Nessuno attraversa le porte fino all'arrivo del 3° clan e al suono del corno Tenact. Neppure la salvatrice di Meridiana. Ahi.
No, basta, adesso mi hai rotto le scale. Grazie, ma ho aspettato abbastanza. Io va. 12 secondi. Assolutamente no. Questa ambasciata dipende dal rigoroso rispetto del... Te lo impedisco! Voglio proprio vedere. Stiamo per fare qualche casino. Una macchina! Varl. È arrivato Varl. Per favore. L'inutile viene, viene chiamato ormai. Questo soprannominato. Scusa, non posso. Lei è la salvatrice. Non aprirete nemmeno alla regina madre. Le porte stanno chiuse finché il corno non suona. Te lo chiedo con le buone. Io non so cosa fare. Tu non ti preoccupare e ehi, Var. Come ciao. Ora succede un casino. Sai, Aloy vuole fare qualcosa e c'è gente che glielo impedisce. Niente porte. Di che. Stai ubriaco. Arrestatela. Avanti, provateci. Fuoco di supporto? Sono pronto. Ehi, Nosar. Stupido. Si può sapere come ti permetti di sbattere la porta in faccia alla salvatrice? Io lo adoro sto gioco. Come la prenderà il Re Sole Avad quando lo verrà a sapere? Ti promuoverà? Ah. Fatela passare, gente. Alla salvezza del mondo. Hai scordato qualcosa, Meridiana? Senti, va. Tipo lui. Ce l'ho fatta. Meno male che non se la prendono. Sul personale. La tribù di cui ci ha parlato Marad, i Tenak, ci serve il loro permesso per andare a ovest. Sì, almeno così non dovrò guardarmi sempre alle spalle. Ma l'ambasciata non è ancora iniziata. Vuoi che facciamo irruzione? Niente più politica, niente più ritardi. Beh, almeno adesso hai dei rinforzi. Infatti, vediamo un po' come va. Andiamo a parlare con questi Tenact, vediamo che succede. Salve. Oh, hanno già tirato fuori le Ash. Mamma mia. Quello è il confine tra est e ovest. Varcalo e morirai. Un momento. Stiamo calmi. Nessuno può attraversare la valle fino al nostro segnale. Questo era il nostro accordo con i Karja. Non sono Karja. Sono qui per conto mio per chiedere il permesso di passare. Ma hanno aperto le porte per te, non è così? Qual è il significato di questa violazione? Perché inviare una giovane? Hanno intenzione di trattare o no? I Karja sono inaffidabili, è risaputo. Lasciateli stare. I Karja non c'entrano. Vado. Questo fa un po' di casino. E forse anche voi. Sappi che l'unica vita che puoi salvare è la tua. Tornando indietro. Adesso. Fermi! Su una cosa sta dicendo la verità. Non è una Karja. È una Nora del selvaggio est. Se vuole salvare delle vite, perché non l'ascoltiamo? Fatemici parlare. Consideratelo il mio ultimo desiderio in veste di maresciallo. È quello meno pittato. Una Nora audace dai capelli rossi. Devi essere la salvatrice di Meridiana. Conosciuta in tutto il mondo. Solo Aloy. Sono Fashav il Caparbio, membro del comando Karja, ultimo dell'armata del tramonto. Sei Fashav? Avad mi ha dato un messaggio per te. Ti sta aspettando a Meridiana, a casa tua. Tipica cortesia di Avad. Adesso mi incuriosisci se sei in confidenza con il Re Sole. Ma... qui il tuo legame con i Karja potrebbe danneggiarti, come è accaduto a me. Come vedi, la tensione è alta. Questa ambasciata è molto delicata.
Stanno per restituirmi al dominio. Ci siamo accorti. Un gesto che mira ad alleviare i gravi lutti del passato. E poi arrivi tu, senza invito. Non voglio causare problemi. Devo solo andare a ovest. Ho capito. Potrei aiutarti, ma devo sapere perché. E avere la certezza che poi non dovrò pentirmene. Ci sta. Tatuaggi. Non ho mai visto questi segni addosso a un Karja. Sono curioso. Il Karja è una decorazione, ma per i Tenakt è molto di più. Una cronaca di gesta. La lista dei nemici sconfitti. Sembra che tu ne abbia sconfitti un bel po'. Ma meno degli altri. Ho vinto le mie battaglie. Ma sento che la mia vita, come i miei segni, è completa solo a metà. Da questo lato ho le imprese belliche. Prima di morire, vorrei avere dall'altro lato gli allori della pace. Come sei entrato a far parte dei Tenakt? È una bella storia, ma non è breve. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. È pur vero che prima dell'ambasciata non andremo da nessuna parte. La vuoi ascoltare? Che devo fare? Sono qua. Il tempo non ci manca. Molto bene. Ero giunto qui a ovest con i predoni del re Sole Giran, sperando di placare i loro peggiori impulsi. Fallì, ovvio. Commisero atrocità spaventose, facendo infuriare i Tenakt. Quando invasero il nostro accampamento alle sabbie di Cinabro, io restai indietro per evacuare gli ultimi superstiti e mi imprigionarono. Ovviamente mi opposi con forza alla cattura e nel viaggio mi ripagarono con la stessa moneta. Avevo perso così tanto sangue che ero bianco come un cadavere quando arrivai da Icarro. Credevo di essere spacciato, così feci un tentativo disperato. Che tentativo feci? Hai fatto un tentativo disperato di fronte al capo Tenakt? Avevo ascoltato i discorsi dei Tenakt che mi avevano catturato ed ero venuto a sapere di una specie di duello che consideravano sacro. Allora, ai piedi del capo Icarro chiesi di sottopormi a quel rito, il Kulrut, sperando in un dono se l'avessi superato. La vita o la libertà. I Tenakt erano scandalizzati, ma Icarro abbassò lo sguardo e lo fissò dritto su di me. Immagino apprezzasse l'intraprendenza. Mi fece partecipare al combattimento. È andata bene. Se solo avessi perché? Saputo prima. E cos'era sto combattimento? Hai detto che il Kulrut è un duello rituale dei. Le informazioni sono importanti, sì. Anche perché a me piace godermi questi giochi come un film. Non è uno scontro tra uomini, almeno non direttamente. Al contrario, si affrontano delle macchine in una grande arena e solo il più forte sopravvive. Credimi, non è facile sfidare una macchina inferocita davanti a un pubblico che pretende il sangue. Ti assicuro che so bene che significa. Sì. Ah, sì? Allora hai il mio rispetto. Come te, vincendo, ebbi diritto al mio premio. Speravo nella libertà, ma non era in palio. Solo la fedeltà al capo. Che ci può anche stare. Così sei al capo Tenakt. Chi vince deve servire il capo come maresciallo. L'hai già detto prima, che cosa vuol dire? Vabbè, un grado sarà. Riferimento a una sorta di spirito protettivo dell'antichità. In pratica, i marescialli impongono le leggi di Icarro, in parte magistrati, giudici, in parte boie. Mi premiarono con questo ruolo che cercai di ricoprire con onore. Ma comunque molti Tenakt sputavano a terra quando passavo. O almeno, finché non iniziai a strofinargli la faccia nel loro stesso sputo. Un po' drastica come sono. Vabbè. Come avrai notato, la violenza è l'unica lingua che i Tenakt comprendono. Per sopravvivere devi impararla. La verità è che la parlano anche i Karja. Persino troppo. Per questo i Tenakt li odiano. Ma quindi sei ancora un Karja? In parte
Sì, sempre. Eppure c'è molto da ammirare nei Tenakht, specie nel loro capo. Ho sentito parlare di come stavano le cose prima di lui. Tre clan costantemente in guerra, coinvolti in faide continue. E Carro e i marescialli hanno creato una pace delicata. E lui guarda al futuro. Chissà. Forse un futuro di collaborazione con i Karja. Magari. Chiediamo del capo. I Karja parlano di Ekarro come se fosse un mostro. I Karja tendono a demonizzarlo, anche perché li ha sconfitti in battaglia. Però incute timore. La prima volta al suo cospetto credevo che mi scuoiasse vivo. Ma non è un tiranno sanguinario come era il Re Sole Folle. Se tu avessi la fortuna di conoscerlo come è accaduto a me, capiresti che vuole solo il bene della sua gente. E ci sta. Ti auguro di parlargli. Ti troverebbe interessante. Ecco. Questa è la storia. Sei la prima orientale a sentirla. Ma non l'ultima. Devo dire ai Karja quello che ho appreso. Già. Tu parli dei Tenakht in modo diverso rispetto a loro. Chiediamo di ritorno a casa. Di tornare a Meridiana? Ah, non mi dispiacerebbe dormire in un letto di piume o sorseggiare il frutto dei vigneti del sud. Ma ho un altro obiettivo in mente. Conoscendo bene sia i Tenakht che i Karja, ho il privilegio di poterli rappresentare entrambi. Con il benestare del Re Sole Avad, spero di portare una lunga pace. I Tenakht non sembrano pacifici. Non lo so, per niente. Di norma. Ma questi sono tempi difficili. Il capo Ekarro sa che per sopravvivere si deve cambiare. Anche se il cambiamento fosse superare secoli di guerre. Ok. Va bene. Penso che abbiamo finito di parlare con lui. Foglio di via. Hai chiesto perché voglio passare. Te lo dirò, ma non ti piacerà. 6 mesi fa abbiamo salvato il mondo a Meridiana. Ma la minaccia c'è ancora. Peggio ogni giorno. Gli diciamo proprio tutto. Vabbè, non abbiamo segreti con nessuno. Avvelena le acque e fa impazzire le macchine. La causa si trova a ovest. Solo io posso fermarla. Ho visto le tracce. E ho saputo degli incredibili eventi accaduti a Meridiana. Un'armata di demoni, un'eroina dalla chioma rossa. Sono portato a crederti. Ma? Il peso del tuo incarico è scritto sul tuo volto, più chiaro dei miei segni. Ti darò questo, come prova del tuo diritto di attraversare le terre Tenakht. Lui non può venire? Gravoso, e siete solo in due. Ah, ok. Chiede come mai siamo solo in due. Te lo dico in veste di aspirante diplomatico. Gli alleati sono fondamentali. Nessuno conosce l'Ovest come Ekarro. Lui può aiutarti. So che può mettere paura, ma cerca di guardare oltre. È un uomo di parola. Ok, queste informazioni saranno importanti, secondo me. Forse, se servirà. Come vuoi. Lo trovi nel suo palazzo, oltre le montagne a sud-ovest. Digli che ti mando io. E vedrai. Guardate! È il clan del cielo! Ricordiamo, 3 clan sotto un unico grande capo. Marescialli, non è stato facile, ma ho con me il clan del cielo. E il comandante? No, non ne ho convinti tanti. Lui è ignaro di tutto. Abbiamo tutti e 3 gli stendardi. Non importa se il clan del cielo non è numeroso. Vero. Suonate il corno. Momento ambasciata. Non tutti i Tenakht accettano l'idea di trattare con i Karja, ma c'è il numero per iniziare. Allora mi incammino. No, gli altri te lo vieteranno. Il tuo passaggio sicuro l'avrai dopo l'ambasciata. Ok. Ci può anche stare. Ormai rimani 10 minuti a parlare, porca paletta, che te costa? I Karja hanno aperto le porte.
i doni. Sorto su una terra devastata dalla guerra, il sole tramonterà su una terra in pace. Questo è il giorno. Ma? Mamma mia, l'avevo un brutto presentimento. Marescialli! Voi che vi definite Tenakt! Questa farà casino. Regalla. Quello che sputa sempre a terra, regalla. Capo e carro. Una sua rivale. Ah, una rivale del capo. Ok, questa qua non vorrà la pace con nessuno. Il sangue dei Kharja. Siete arrivati al punto di affidare le lance a un capo che cospira col nemico. E Carro ci ha traditi. L'ambasciata lo prova. E tutti voi, marescialli, ne siete complici. Per questo. Guarda che armi strafighe. Condanno alla morte. Le tue vane minacce non saranno sufficienti a intimidirci. Esule. Si combatte? Che sta succedendo? Lancieri! Formazione! Anche loro guidano le macchine. Quindi avranno gli orecchini e tutto. Ma dove l'hanno imparato? Silence, porca miseria. Fashav, vieni con noi ora o mai più. No, quelli sono scappati. Incenerite-li. No, dovevamo rimanere ad aiutarli. Noi rimaniamo, vero? Sì. Ok, quindi dovrebbero lanciargliele davanti. No. Un po' sì, un po' no. A sinistra, vedete quei Kharja? Abbatteteli. Mamma mia, che casino. Dai, 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 aiutiamoli. Aprite le porte! Aprite le porte! Aprite le porte! Pam! Questo vi stava un po' sulle scatole, quindi un po' se lo merita. Un pochino. Perché hai fatto aspettare 3 ore? Ma il problema è come... come riescono a colpire preciso quelli. Fregato. No, al re? Questo era il re? Beh, il re è il re Sony, il comandante della città. Ma noi che stiamo a fare nel frattempo? Stiamo a guardarci la scena? Ok, e infatti sì. Cosa vedi? Restiamo solo noi. Ehi! Vieni qui! Battiti con onore! Lancieri! Muoversi al centro! Tutti pronti! Si combatte! Al riparo! Arcieri sul crinale! Arrivano! Ci sono addosso! Ma quelli da sopra me li fa colpire.
macchina a terra! Colpite il cavalcamacchine! Devo colpire mentre è ricoperta d'acido! Uomo a terra! Non ha scappa! Tutti vi spacco. Oh zio. Uccidete i cavalcamacchine. Le macchine non li salveranno. Sei sempre un'altra vittima. Avanti. Come siamo? Non ci batteranno. Ultimo. Non le facciamo male? Maresciallo! Oh, 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 oh! Questo pezzo di merda! Alle spalle! Ho cacciato macchine più grosse! Ah, miseria! E ora? Qui da sopra non sono scesi. Qua abbiamo dato abbastanza una mano. Due frecce potevamo lanciare a questi. Vabbè, non si capisce chi è di uno e chi è dell'altro, eh? Puoi prendere quelli più rossicci. Inizia. Bello sto colpo, raga. Bellissimo. Mamma mia, che casino. Siamo rimasti noi due, Barb. Ne usciremo anche stavolta. Dimmi se ti serve aiuto. E che mi lancia ancora frecce? Ora puoi finire l'opera. Aloy, qui mi serve aiuto. L'arca che arriva. Dai stessi. Una sorta potrebbe funzionare. Ma dov'è che mi... Ma è quella là sotto che mi lancia frecce. Ma fangulo. Abbiamo fatti tutti? È rimasto tipo il capo? Basta! Basta! Ci sto capendo niente! Voi, stranieri, vi scuoierò entrambi! Ma vai a cagare! Capo, concedimi l'onore di questa sfida. Ah, è tipo un boss? Dice sì o no? Concesso. Uno via uno. Uno via uno a Nuketown. Guarda come si butta di panza. Ma? È già steso con un colpo. Boom, secondo colpo. Ti sta dicendo fatti i cazzi tuoi, un uno via uno. Questo c'ha lo scudo potente. Mai visto. Allora aspetta. Così. Meglio esaminarlo. Oh cazzo. Aspetta, volevo esaminarti. Un colpo forte spaccherà lo scudo. Posso spaccargli lo scudo se lo danneggio. Debole contro, ok. Devo superare lo scudo. Ora è la mia occasione. Non puoi farlo. Abbiamo fatto? Vai a cagare. Che altro rimane qua? Video, combattimenti di nuovo video. Capisce una ceppa. Tocca a te. Forza, scendi. Vieni giù e affrontami. No. Come no? La sfida è stata onorevole. Avrai salva la vita. Ma che significa, scendi? Compagni. Niente, non vuoi scendere. Questo è il giorno in cui avete decimato i marescialli, massacrato i Karja.
Così ma baciate le chiappe alla salvatrice. Ripiegare. Mamma mia, il pad quanto vibra, raga. Raccogliamo i feriti. Ah, questo è ancora vivo, ottimo, almeno. Si è fatta la pennichella là sotto, avranno le le gambe maciullate. Mi mancava un braccio. Te la caverai. Vuoi partire senza di me, vero? Ci sto provando. Mi servirò Erend. Per il momento. Oh. Un altro si è tutta le scatole, uno le cose, l'altro a gamba, minchia, li abbiamo combinati malissimo. Ok, questo per far capire che è passata la notte. Ah, questo qua è quello che ci chiedeva che doveva passare per fare affari. Dimmi che non combina qualcosa. Arraffiamo tutto, ragazzi. Ah, questo fa Madonna del Ricampo. Anch'io volevo lootare un po', no? No. Come protezione è inutile, ma forse posso usarlo per planare. Ah, ci siamo presi lo scudo. Possiamo aggiustarlo, no? Aloy. Stiamo ancora cercando di riprenderci. Pare sia scoppiata una guerra civile tra i Tenact. Temo sia così. I marescialli non si aspettavano l'attacco di Regalla. E l'intera delegazione Karja è sterminata. Nozar, Boadis, Fashav. È finita l'ambasciata, quindi. Ora che farai? Io andrò a ovest. Spero che il permesso di passare sia ancora valido. Per quanto mi riguarda, sono pronta ad attraversare l'intero territorio Tenact. Allora hai una lunga strada davanti a te. Questa non è che la soglia dell'Ovest proibito. Il vero territorio Tenact è oltre i monti, al confine con Cantopuro, patria della tribù degli Utaru. Qui non è territorio Tenact. Quello che vedi. Sì, ma è confine, infatti. Nessuno. Doveva essere terreno neutrale, ma chiaramente non per quella Regalla. I suoi ribelli vengono da nord. Se cavalcavano quelle macchine, dovevano essere accampati laggiù. I ribelli cavalcavano Scavazzanna. Gli stessi che erano nel timore. Pensi che i ribelli li abbiano portati nel timore? Come avrebbero fatto? Non so. Mi metterò a indagare. E comunque, parecchi Karja e Oseram sono passati prima che le porte fossero chiuse per l'ambasciata. Potresti cercarli. Ok. Farò quello che posso. C'è un collo lungo nei paraggi? Un collo lungo? Ce n'è uno, è laggiù, al confine Utaru. Ma perché... È difficile da spiegare. Mi farà orientare meglio. Se lo dici tu. C'è altro che posso dirti prima che vai? Facciamo un po' di domande, ragazzi. Era di nessuno. Mamma mia, quante domande. Proprio così. I Tenact attaccavano a vista chiunque superasse Luce Arida. Ma dopo aver spodestato il Re Sole Folle, Avad voleva una riconciliazione con le altre tribù. I Tenact hanno accettato una zona di confine neutrale di pace. Da allora i Karja e gli Oseram possono avventurarsi in queste terre. Ma ora bisogna fare i conti con Regalla e il suo esercito ribelle. Beh, se è per questo la terra di nessuno non è... mai stata tanto sicura.
Ne sono testimonianza le antiche rovine verso sud-ovest. Sud-ovest, antiche rovine. Ok. Chiediamo terra dei Tenact. Il territorio Tenact è più a ovest. Che cosa devo aspettarmi andando laggiù? Beh, come dicevo, ci sono le terre selvagge della terra di nessuno e più avanti le coltivazioni Utaru. Poi i Tenact. Il territorio è diviso fra tre clan: deserto, paludi e cielo. Deserto, sì, paludi e cielo. Guardi all'ambasciata. Il più vicino è quello del deserto. Gente dura. Quella che per noi è solo una distesa inospitale, per loro è una sfida da dominare. Oltre il deserto c'è la capitale Tenact e ci sono le terre degli altri due clan. Non ne sembri sicuro. Ti riporto delle voci. Durante i giorni rossi i Kharja provarono a spingersi in territorio Tenact, ma i clan si coalizzarono contro di loro, riuscendo a ricacciarli fino al timore. Quindi nessuno eccetto i Tenact sa cosa c'è oltre il deserto. Forse gli studiosi sì, a Meridiana. Avranno pur scritto qualcosa sulle pergamene. Eh beh, mica posso tornare indietro. Altri viaggiatori a ovest? Hai detto che con le porte aperte alcuni sono passati di qua. Sai dirmi chi? Beh, oltre ai cercatori che sono appena passati, ricordo almeno due gruppi di scavatori Oseram. E ho visto due studiosi Kharja andare a sud-ovest con una squadra Oseram. Non so se considerarli coraggiosi oppure avventati. Tanto pure Yotaku. Le loro terre si trovano prima di quelle dei Tenact. Esatto. Cantopuro è la loro patria. Sono pacifici, almeno in confronto ai Tenact. Coltivano più che combattere. Queste sono tutte informazioni importanti, però che me le scordo. Sicuro. Intendiamoci, anche loro sanno essere temibili. Quando i Kharja furono respinti nei giorni rossi, i guerrieri Utaru ci inseguirono nei campi in fiamme di Cantopuro. Il Re Sole ha offerto vari accordi di pace anche a loro, ma finora hanno rifiutato. Ok. Se sono pacifici, perché rifiutano? Non vogliono le scatole rotte. O forse perché hanno i ribelli lì da loro. Abbiano degli altri problemi. Per esempio una carenza di cibo. Dovrebbero aprirsi di più ai commerci, ma... No. Non vogliono contatti. Immagini ci sono i ribelli lì? Ok, allora... Credi reazione dei Kharja. Faranno qualcosa contro Regalla. Bah. In questo avreste di sicuro l'appoggio dei Tenact. Una spedizione dell'esercito Kharja. Dipende cosa coltivano, sì. Sarebbe vista come l'inizio di un'invasione. Il Re Sole Avad non lo farà. Comunque sia, non possiamo assolutamente rischiare di essere colti di nuovo alla sprovvista. Meno male che eravamo vicino alle mura. Mi dispiace. Per Nosar e Vuadis. Vuadis un po' meno. Almeno Nosar è morto in battaglia. Invece il sacerdote... Beh, nessuno merita una morte così. Vabbè. Accerterò che ricevano i riti funebri appropriati. Mi sembra il minimo. Questo è il nuovo capo? Fashav? Vediamo se si unisce. L'uomo fatto prigioniero da Tenact, sopravvissuto per anni nell'Ovest, è morto alle porte del dominio. Sorte crudele per un buon soldato. Eh sì, è morto prima di tornare, vero? L'hanno ucciso. Doveva fare da tramite per una pace duratura tra Kharja e Tenact. È troppo tardi oramai. Che cosa ne sarà di lui? Il suo corpo sarà portato a Meridiana. Come cugino del Re Sole, riceverà sepoltura onorevole. Con i riti ufficiali. Un soldato non chiede di più. Regalla? Fashava ultima domanda. Regalla una rivale. Che il capo Ecarro avrebbe dovuto uccidere. Siamo super snitch. Sì, sarebbe stato meglio. Naturalmente è una grave minaccia. Il suo attacco era perfettamente coordinato e preciso. Prima che tu lo rovinassi. Ovvio. Conosceva queste terre. E sapeva che avrebbero consegnato Fashava all'ambasciata. Se i Tenact non se l'aspettavano, lei ha avuto mesi per radunare un'armata in segreto. Sì. Dovevano essere accampati qui vicino. E stare appostati in attesa del momento più propizio. Ed è la seconda volta. Cerchiamo questo posto adesso. Mi rimetto in viaggio. Sarebbe anche l'ora. Tre ore di discussione, dai. Avrei le porte sempre aperte qualora volessi tornare. Che è successo? Non temere per i tuoi amici. Ci penseremo noi. Ok.
Ti ringrazio. Ci penseremo noi, a dargli le cure e la birra necessaria. Spero che trovi quello che cerchi. Ok ragazzi, è il momento di andare avanti e andare a capire un po' com'è la situazione. Allora, lottiamo un pochino. Dovrebbe aver finito di laggare, no? L'ala scudo è un aliante energetico ottenuto riconvertendo la tecnologia alle macchine. Tieni premuto quadrato mentre sei in aria per aprirlo. Ok, ottimo. Bene. Ecco, l'ovest è proibito. Una nuova frontiera da esplorare. Le coordinate della guglia mi porteranno da Silence e Ade. E forse da una copia di Gaia. Non sarà una passeggiata. La piaga, le tempeste. Mamma mia, quante missioni sono partite? Galla, ma dovrò superare tutte le sfide e trovare il modo di aggiustare il mondo come voleva Elizabeth. Ok ragazzi, loot veloce. E si va. Anna a capo dell'imboscata, Regalla. Controllava moltissime macchine. C'è solo un'altra persona con quelle conoscenze. Silence. Ma cosa ci guadagnerebbe? Perché aiutare i ribelli Tenact? Per difendersi, forse. Questo qua è morto in aria. Qui potrei provare l'ala scudo. Perché faticare quando puoi planare? Ok, ho trovato una... abbiamo trovato una bobina? E c'è qua sopra. Allora, vediamo la bobina come funziona. Modifica bobina, segna, scegli lo slot e la bobina per modificarlo. Possiamo mettere acido più 7%, aumenti i danni da tensione o carica massima, aumenti i danni da acido e il loro accumulo. Acido. Ok. Un bel po' di punti abilità. Questa è una carica valorosa. Impara tutte e tre le abilità collegate per sbloccarlo automaticamente. Ok. Hai sbloccato la tua prima carica valorosa. Tieni premuto quadrato per equipaggiare. Aumenta la tua determinazione e infliggi danni maggiori con le armi a distanza per un breve periodo. Figata. Ma sblocchiamo questo. Ah, e qua c'è la seconda fase. Queste trappole rapide. Questa è la seconda fase sempre di cacciatrice. Thank you.
Ok, poi abbiamo... guerriera, che potrei sbloccare qualcosa. E qua bisogna imparare le combo dei tasti, raga, non sarà facile. Ok, abbiamo usato tutte le abilità. Prima di andare avanti nella missione principale, sarebbe quella che ci porterebbe prima a passare dal collo lungo e poi andare qui sulla soglia della morte. Volevo andare a scoprire questa qua dell'accampamento dei... degli sconosciuti che ci hanno attaccato prima. Volevo andare a capire qualcosa di più su di loro. Un tintore saprà cosa farsene. In teoria se mi butto e uso quadrato dovrei scendere di sotto. Vediamo. Ha funzionato. Figata. Il plan è perfetto, raga. Oh, bene. Bel atterraggio. Possiamo lanciarci da qualunque altezza. Abbiamo un altro fuoco da sbloccare. Sono i cercatori che erano a Luce Arida. Ah, questi qua sono quelli che abbiamo beccato prima. Vediamo cosa vogliono. Sei sicuro di poterlo fare? Dai, Caruf. Sì, qua ci avevamo già parlato all'entrata di Luce Arida. La salvatrice di Meridiana e della mia attività. Saluta, Larend. Salve, è un piacere. Sai, non fosse stato per lei, forse non sarei qui a parlarti adesso. Eh sì. Brutta storia. L'assalto dei Tenat all'ambasciata. Gli abitanti di Luce Arida ti sono grati per averli cacciati. Questa è la tua attività, quindi? Il posto migliore per commerciare parti di macchina qui a Ovest. Presto potremo ampliare ancora i nostri commerci. Troppo a lungo l'Ovest è rimasto... beh, proibito. Pericoloso. Ancora lo è, ma vedi. Se ti dicessi che possiamo creare una corazza così impenetrabile... che non dovrai più preoccuparti di sopravvivere in queste zone. Interessante. Sarei curiosa di darle un'occhiata. Come mi aspettavo. Ecco perché ho chiesto ai miei cercatori migliori di recuperare i materiali, in modo da crearla. Ognuno mi presenterà un prototipo. La migliore opera verrà messa in vendita ai cacciatori. Cacciatori come te. Io lo sconto o no? Adesso, se non ti dispiace, i miei affari mi richiamano ad Aspracate. Quindi ancora non è pronta? Con l'Arend in mia assenza. Ok. Sono ansioso di vedere cosa ti inventerai. Fidati, eliminerò la concorrenza come scintille. Va bene, ma perché non farli lavorare insieme e creare qualcosa? Ti prego, aiutami. Come ti prego, aiutami? Di che stai parlando? La corazza. Ho fatto decine di versioni, ma nessuna va bene. Ci sono altre squadre più a ovest. Se le loro corazze saranno migliori, posso dire addio a una montagna di frammenti. Vinci un premio se Keruf sceglie la tua corazza? Bello grosso. E ho già il progetto perfetto. Ma servono le parti giuste. E in fretta. Quindi ecco, ti andrebbe di accettare il contratto e portarmele? Se gliele portiamo, probabilmente ce la regala. Casse di Arcapodi. Le loro placche possono resistere a qualsiasi cosa. Sono la scelta ideale. Ne sono certo. Credo non sia un problema. Ah, grazie alla forgia. C'è una mandria qui in zona. Ecco il contratto con tutte le informazioni che ti servono. Tu abbatti le macchine e i miei uomini... Andiamo a farcelo al volo, dai, sto contratto. Penso che ci darò un'occhiata più tardi. Grazie. No? Dai, andiamo a farcelo. Allora, Keruf, recupero parti. È lontano in mappa? E qui. Ci conviene andare prima al campo dei ribelli sconosciuto, raga. Sì, sì, ci conviene prima quello e poi facciamo questo. Ah.
Continua a morire, quindi quello? Oh, lo sto finendo danni. Un avamposto con dei recinti. Forse è qui che Regalla tiene le macchine. Devo capire come entrare là dentro. Potrei esaminare l'area per capire cosa mi aspetta. Indicare ribelli e macchine nel focus per tenerli d'occhio. Circolare. Non ne vedo altri. Doppio headshot. Carica valorosa, proviamo sta cosa. Headshot. Qua c'è un'altra cassa. Sembra che ci siano un paio di punti deboli dove le corde si agganciano al ponte. Una metà è in posizione. Come abbasso il resto del ponte? Il ponte deve essere abbassato con un organo colpendo i punti deboli. No? Ah, sono quelli i punti deboli. Bene. Perfetto. Ponte abbassato. Dove potevo passare pure da qua? Cosa ci sarà in questo posto, raga? Uno scavazzanna. Sembra caduto in un tunnel. Tipo una trappola? I ribelli tenevano qui gli scavazzanna. Le macchine sono cadute nel tunnel, che poi è crollato quando l'hanno attraversato. Ah, ok. E se fossero state le cariche ad aprire la voragine? Torno ad Aspracatena e riferisco a Javad. Questa è un'informazione importante che riguarda la missione, ragazzi, di prima. Quella degli scavazzanna, vi ricordate? Che poi comunque mi diceva che dovevo portarla avanti prima. Dovrebbe essere la missione secondaria, gli scavazzanna. Vediamo. Ok, quindi potremmo completare questa missione prima di andare avanti. Anche perché già il video si è fatto abbastanza lungo. Ok, siamo tornati ad Aspracatena. Andiamo a parlare con Javad di Volenteroso e portiamogli le prove. Novità? I ribelli Tenakht tenevano gli scavazzanna in recinti dall'altra parte delle montagne. Le cariche di Ulvund hanno aperto una voragine e sono finiti nei tunnel. Li hanno percorsi fino alla miniera e poi sino al timore. Giusto. Tolti i ribelli, se c'è qualcuno da incolpare per gli scavazzanna, è Ulvund. Radiosi raggi del sole. E per tutto questo tempo ha dato la colpa a noi. Portami Ulvund. E anche Petra. Mamma mia, non vedo l'ora. Quello mi sta proprio sulle scatole. Che sta a pensare?
Ah, andiamo? Ok. No, dovevamo vederlo bere a birra per forza. Ah, già qui? Ok. Vediamo come se la scappa questa. Di una povera squattera. Ti conviene avere un ottimo motivo. Che fa Petra con il magistrato? Pensi che i Cazza firmeranno la concessione? Cosa? Lei che cosa ci fa qui? Anch'io vivo qui, sbullonato. Ma che succede? Per merito della salvatrice, il sole ha fatto luce sull'incursione di Scavazzanna. I ribelli Tenakt possedevano dei recinti di macchine dall'altra parte delle montagne. Una voragine li ha risucchiati e sono stati trascinati nei tunnel sotterranei che conducono a est fino al timore. Allora è stato un incidente, ma voglio ricordarvi che sono stati i Karja. Non ho finito. La voragine è stata provocata da scavi non autorizzati nella miniera meridionale. Tu sei responsabile dell'invasione di macchine, della morte degli operai e di tutte le devastazioni avvenute dopo. Di tutto quanto. Caro magistrato, per caso hai preso un colpo di sole di troppo? Non avrei mai dato un ordine simile senza consultarti. Le prove dicono il contrario. Aloy ha trovato una nota di carico nella miniera. È colpa di Ulvund! Hai aggirato le leggi del dominio, Ulvund. E tutto solo per qualche frammento. Sei nella merda. Quella mandria è riuscita a uccidere una dozzina di operai. Sono morte brave persone. Una scavazzanna ha travolto mio marito. Io esigo un'indagine ufficiale. Non sarò mai vittima di un subdolo intrigo dei Karja. Certamente. Istituirò un'inchiesta approfondita su tutto. Ogni accordo commerciale su cui ci sia scritto il tuo nome. Non sarà necessario, vero? E se invece me ne tornassi alla conquista? Beh, per la corona quello sarebbe un vero risparmio. Ma certo. Partirò non appena avrò concluso degli impegni. No, no, o te ne vai subito, ti arrestiamo. D'altra parte, il benessere di Aspra Catena in una transizione come no, questa... No, invece te ne vai subito. Aspra Catena. Bravo. Davvero affideresti questa sottospecie di discarica a lei? Ha! Ti auguro il peggio. Vattene! Non ti vogliamo! Mamma mia, bella! Una soddisfazione, ragazzi. Pensavo gliele davano pure di sopra. Gli sta bene! No, levatevi! Il fango ti dona molto, Ulvund. Ah, proprio come il sole dissolve le ombre. Grazie per l'aiuto, Aloy. Se lo meritava. Tieni, voglio darti questo dono per ringraziarti. Hai reso al dominio e al sottoscritto un grande servizio. E noi due dobbiamo parlare di molte cose. Sì, è vero. Non è un ruolo semplice da ricoprire, ma lo farò. Dai, un po' grazie di birra meno, un po' di impegni in più. Bella, mi è piaciuto bene. Completare questa missione secondaria. Con Petra al comando. Ora abbiamo Petra, la nostra amica al comando di Aspra Catena, ragazzi, tanta roba. Quindi direi, prima di andare avanti nelle missioni che vi ricordo abbiamo da fare. Allora, quella lì che era importante che voglio fare è Campo dei Ribelli Sconosciuto, Sabbie di Cinapro e imboscata al convoglio per avere la corazza migliore. Queste qua le faremo nel prossimo episodio, probabilmente. Per chi si trova in live su Twitch, probabilmente domani. Ambasciata finita non nel migliore dei modi. Ulvund finalmente cacciato via da Aspra Catena con Petra che prende il comando. Tante missioni spoilerate da fare la prossima volta e tantissime informazioni in questo episodio. Quindi lo concludiamo qui. Vi invito a seguire il prossimo se è già uscito comunque o comunque uscirà a giorni. Vi ringrazio per la visione. Se l'avete ancora fatto vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, seguirmi in tutti i link che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio con Horizon Forbidden West, il vostro Fangamers.